Siamo a Valle Bernardo per l'iniziativa del PD e di SEL, di Sinistra Ecologia Libertà, per presentare un libro che abbiamo fatto insieme io, Alberto Olivetti e Pietro Ingrao. Indignarsi non basta, naturalmente è particolarmente importante per me, sono contenta di presentarlo qui perché queste sono le nostre terre, Pietro è di qui e anch'io, la mia famiglia è di qua. Il libro è una parte di molte conversazioni che da più di un anno io e Alberto Olivetti facciamo con Pietro sui temi della politica, dell'attualità e anche della ricostruzione della sua vicenda, della sua storia. Lui è stato un protagonista della storia politica italiana e direi anche della storia politica europea del Novecento, perché il Partito Comunista Italiano era uno dei partiti della sinistra più forti negli anni in cui Pietro era un dirigente. E in questo libro abbiamo un po' riassunto in poche pagine, ma questo credo che lo rende anche più leggibile e molto veloce, e i temi che stanno più a cuore a Pietro. Lo spunto è stato una riflessione su un opuscolo che ha avuto molto successo, un libro di un francese, Stéphane Hessel, Indignatevi, che invitava i giovani a trovare motivi di reazione, di resistenza, di impegno e passione politica come l'avevano trovati la generazione degli antifascisti negli anni 30 e 40. E Pietro riconosce l'importanza di questa passione, di questa reazione anche morale, dell'indignazione rispetto al mondo attuale, alle ingiustizie, alle guerre, però fa una riflessione politica, cioè che l'indignazione non basta, occorre organizzarsi e costruire una risposta politica, un'alternativa politica, e riflette su questo, su come sono cambiate anche le condizioni della politica, che cos'è la politica oggi, cosa sono le istituzioni. Lui è stato presidente della Camera dei Deputati. Allora la Camera dei Deputati era un luogo dove si decideva, si discuteva, ci si confrontava anche magari con scontri duri tra posizioni diverse, però era un luogo dove si portavano i problemi del paese e della società. Oggi spesso è solo la ratifica di decisioni prese o dal governo che poi mette le fiducie, o ancora peggio dai poteri economici, dalle banche, dai mercati, che decidono loro, per esempio, come si deve rispondere alla crisi, quali sono le scelte da fare in politica economica. Quindi è tutto un altro ruolo della politica, però Pietro resta convinto che senza ridare un senso e una funzione alle istituzioni democratiche, alla rappresentanza, non c'è modo per i cittadini di contare, di far sentire la propria voce. Allora, siamo qui nella frazione di Valle Bernardo per ripresentare, perché la manifestazione già ha avuto luogo nella adiacente, nella zona Colle, all'Enola. Per quanto riguarda il libro di Ingrao, Indignarsi non basta, un libro di estrema attualità che in un certo senso ricalca quello che è il sentimento poi degli italiani, il nostro sentimento anche in questi giorni di una manovra che comunque tutti gli italiani seguono con apprensione, perché inciderà negativamente tra i ceti più poveri e quindi nelle famiglie, dentro le famiglie, e sta evitando in una maniera incredibile di colpire quelle che erano le premesse, cioè di fare pagare comunque alle persone che hanno più soldi. Quindi ecco, questo tema, indignarsi non basta, è proprio perché l'indignazione, come dice Ingrao, è un sentimento semplice, un sentimento che alla fin fine chiunque nelle situazioni più negative riesce a provare, però è troppo semplice indignarsi, quindi ecco, non fermarsi a esserlo, andare
nella strada e nella via tracciata da Ingrao, e quindi costruire un qualcosa che poi possa in un certo senso sovvertire o quantomeno combattere tramite un soggetto politico nuovo, un soggetto politico aggregativo che riesca comunque a far sì che tutto quello che i partiti della sinistra, tutto ciò che sono le idee di sinistra, riescono ad avere una propria concretezza. Nella frazione di Valle Bernardo noi siamo particolarmente attenti, in quanto è la frazione più grande di Lenola, quindi merita più attenzione da parte del comune, tenuto conto che nonostante uno sviluppo urbanistico abbastanza sostenuto, rimane il fatto che mancano quelle che sono le opere di urbanizzazione, mancano quelle che sono gli svaghi, c'è un campo sportivo che sono anni, sono quasi 30 anni se non di più, che ancora non trova una sistemazione finale. E quel che conta di più secondo noi sono anche quelle piccole cose che può essere un campo per i bambini, quindi stiamo parlando di giardini, stiamo parlando anche di parco giochi. Noi quando siamo venuti qua l'ultima volta a fare campagna elettorale ci siamo accorti che la frazione è piena di persone, di bambini, che comunque le mamme non sanno dove portarli. Ecco, secondo me bisogna partire dalle cose più semplici, dalle cose più elementari, poi per costruire un qualcosa di molto più importante. E quindi siamo particolarmente vicini a questa frazione anche in virtù di quello che è un rischio di dissesto. Questa mattina ne parlavamo, basta guardarsi intorno e si vede che effettivamente questa frazione rischia un dissesto molto, molto grave. È una minaccia che non è di adesso, ma è di anni or sono. Tenendo conto, ecco, che questa manovra addirittura taglia un miliardo su quelli che sono le frane di sesti idrogeologici, era qualcosa comunque da dover far prima. Si sonnecchia su questa situazione, che io ritengo la questione più grave, perché il versante sud di Montechiavino molto minaccioso dagli incendi che comunque aggravano quello che è già un problema serio. Quindi ecco, qui nel 92 c'era stata anche una riunione indetta dal ministro, poi dal sottosegretario alla protezione civile, ed era una cosa urgente da risolvere allora. Da allora non è stato fatto niente, solo palliativi, e comunque la sicurezza di questa frazione, almeno nel versante sud, non è assolutamente messa in sicurezza. Buonasera, siamo qui a Valle Bernardo, che è una delle frazioni di Lenola, per ripetere in piccolo quell'esperienza del 18 agosto ultimo scorso, della presentazione del libro di Maria Luisa Boccia, intervista a Pietro Ingravo. Pietro Ingravo è un personaggio di questo territorio, nato a Lenola, che è vissuto in questi anni, in questa nostra realtà, assumendo incarichi importanti a livello nazionale, il più importante è quello di essere stato il primo presidente della Camera del Partito Comunista. Ma Pietro Ingravo è la persona che ha combattuto molto a favore delle giovani generazioni, delle persone più deboli, per la riaffermazione del miglioramento della vita delle persone, del lavoratore e della qualità della vita. Noi a Lenola vogliamo partire proprio da questo messaggio che Ingrao ha voluto portare nel corso della sua esperienza politica, per ripetere qui una iniziativa di aggregazione delle forze del centro-sinistra per dare all'amministrazione del paese un respiro nuovo. Ormai il governo locale affanna, è scarno di proposta politica,
e noi vogliamo ripetere qui quella che è stata l'esperienza dell'85, ovvero l'aggregazione delle forze sane e oneste, innovative del paese, giovani, per dare a questo paese un respiro nuovo. E lo vogliamo fare anche partendo da queste realtà importanti che Valle Bernardo, frazione di 600 abitanti, che spesso vive ai margini della vita locale. Noi vogliamo portare avanti un messaggio che è quello di dire che innanzitutto bisogna privilegiare quella che è la qualità della vita delle persone attraverso la istituzione di nuovi servizi a favore dei giovani, degli anziani, delle fasce più deboli della popolazione, e vorrei realizzare il benessere delle famiglie, no? Ponendo all'attenzione della vita pubblica la tematica del lavoro, perché il lavoro deve servire alla famiglia a poter sopravvivere e a poter portare avanti una vita dignitosa.